Massimo Temperelli, è un progetto editoriale, è stato presentato così Sisal Tipster quando è stata annunciata la presentazione. Un progetto editoriale che avete descritto con molta dovizia di particolari, con tutti i contributor che sono appunto questi grandi personaggi molto noti nel mondo dello sport tra gli appassionati. Ma qual è il business model, essendo completamente staccata dall'attività di gioco? Sisal Tipster nasce ed è un progetto editoriale, un progetto di informazione sportiva che vuole applicare la filosofia che ha guidato Sisal nel gioco questi 75 anni anche in questo ambito nuovo per noi, dove la filosofia Sisal in questo caso è trasferire la serietà, la concretezza e soprattutto la responsabilità, per cui riteniamo che ci siano diversi modi di parlare di sport, di parlare di calcio, noi cerchiamo di farlo nel modo più responsabile possibile. Non è un progetto indirizzato a giocatori, a scommettitori, è un progetto indirizzato ad appassionati sportivi. Fra loro certamente ci saranno anche giocatori e scommettitori, come ci sono fra i lettori di qualsiasi testata sportiva. Però il nostro è un progetto che si rivolge a tutti, è un progetto che si rivolge a tutti cercando di fornire contenuti aggiuntivi, elementi aggiuntivi per migliorare la fruibilità degli avvenimenti, per cui le analisi che saranno divulgate, le analisi dei 5 esperti divulgati attraverso Sisal Tipster, riteniamo che possano aggiungere molto alla godibilità di qualsiasi avvenimento sportivo, avendo un taglio e avendo un'interpretazione molto concreta e basata su fatti di quello che si sta per vedere. Cioè emozione da una parte, fatti dall'altra. Ma l'emozione dello sport rimane sempre, perché l'avvenimento sportivo è emozione nel momento in cui si guarda. Quindi quello che vogliamo dare è dare una base solida per vivere quella che poi sarà un'emozione. Quindi non l'emozione nella lettura dell'analisi, ma aumentare l'emozione nel momento in cui vado a godere dell'avvenimento sportivo. È stato ricordato, a parte la vostra